tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Minaccia di buttarsi da un ponte, una ragazza viene salvata, poi però prende a morsi il soccorritore. Ci sono ancora 3.000 bambini da vaccinare, code negli ambulatori dell'ASL. Bilancio in rosso nei conti della Carnevalesca, la Presidente risponde alle polemiche sul carro pesarese di Rossini. Al via da oggi a Fano, la fiera di San Bartolomeo durerà un giorno in meno. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Ben ritrovati cari telespettatori di Fano TV, benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione Occhio alla Notizia sul canale 17. Cominciamo dalla cronaca, una ragazza che aveva deciso di buttarsi da una balaustra, da un ponte al Lido di Fano, un uomo l'ha notata, le è andata incontro, ha tentato di salvarla, ma per tutta risposta ha ricevuto dei morsi. Nella serata di ieri gli agenti del commissariato di Fano sono intervenuti in zona Lido dopo aver ricevuto una segnalazione di una giovane 24enne italiana che stava salendo su una balaustra del ponte situato in zona Largo della Lanterna di Fano con la chiara intenzione di volersi gettare nel canale. A dare l'allarme un passante che ha cercato di afferrare e bloccare la giovane che fuori di sé lo ha aggredito verbalmente e fisicamente mordendogli un braccio e colpendolo con un pugno al volto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Volante, che hanno separato i due e ricevuto calci e pugni da parte della ragazza. Accompagnata in commissariato, la giovane ha continuato a dare in escandescenza. Per questo sono dovuti intervenire i sanitari del 118 per portarla al pronto soccorso, dove è risultata positiva all'alcol test e agli stupefacenti. La giovane, residente in provincia di Pesaro Urbino, già conosciuta alle forze di polizia, è stata denunciata all'autorità giudiziaria di Pesaro per reati di lesioni aggravate, offese, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. 5 invece i giorni di prognosi per le lesioni riportate ai due poliziotti. Un operaio rimasto ferito in un incidente sul lavoro avvenuto alla Box Marche di Corinaldo, in provincia di Ancona. L'uomo di 45 anni è rimasto con un braccio incastrato sotto ad una pressa. Per liberarlo sono intervenuti i vigili del fuoco, poi il lavoratore è stato trasferito in eliambulanza nell'ospedale di Torrette di Ancona. Non sarebbe in pericolo di vita, sulle cause dell'infortunio indagano i carabinieri. Si avvicina il periodo in cui, il giorno in cui bisognerà ritornare a scuola, si discute tanto sull'obbligo di vaccinare i figli e dunque si creano disagi, code negli ambulatori che sono appunto chiamati a vaccinare i ragazzi, i bambini. Vediamo. Per sistemarla in un altro modo. Sono un piccolo esercito di 3.000 persone di età compresa tra i 0 e i 16 anni, non in regola con le vaccinazioni esavalenti e più del doppio per quanto riguarda quelle relative al morbillo in tutta la provincia di Pesaro. Entro l'anno scolastico queste persone dovranno mettersi in regola con le vaccinazioni obbligatorie in ottemperanza alle disposizioni di legge emanate il 28 luglio scorso e che portano il nome del Ministro della Salute Lorenzin. Ma quali sono le vaccinazioni necessarie e quali sono le persone che verranno convocate e cosa dovranno fare? Lo abbiamo chiesto al direttore del Dipartimento Prevenzione e Salute dell'Area Vasta 1 e dei suoi collaboratori. Sono 10 in sostanza le malattie che sono per cui è prevista la vaccinazione, quindi 10 vaccini, ma che in realtà non sono 10 iniezioni, ma rappresentano una che è chiamata esavalente e l'altra che è una quadrivalente per i nati nel 2017, cioè una che protegge per tetano, difterite, per tosse, hemophilus influenzae, epatite B e l'altra che protegge per morbillo, rosolia e parotite, per i nati nel 2017 anche per la varicella. Per i bambini che vanno da 0 a 6 anni, per cui che devono frequentare l'asilo nido, la scuola materna, le scuole dell'infanzia, la copertura vaccinale diventa una condizione per
entrare a scuola, per poter essere ammesso alla scuola. Per gli altri bambini c'è l'obbligo vaccinale dai 6 ai 16 anni, con il fatto che se non sei vaccinato puoi comunque frequentare la scuola, però è l'obbligo della direzione didattica cercare di mettere questi bambini che non sono vaccinati, magari perché non si possono vaccinare per problemi di salute, in aule dove c'è la copertura vaccinale. Dovremo partire per i primi giorni di settembre con i bambini da 0-6 anni, perché sono i primi che entreranno negli asili nido e nelle scuole materne, per cui dovremo convocare per una vaccinazione tutti questi bambini. Gli arriveranno due fogli con una raccomandata, parlo di quelli che non sono in regola con le vaccinazioni, gli arriveranno due fogli in uno dei quali c'è una sorta di voucher dove loro dichiarano di aderire all'invito vaccinale e lo consegnano alla direzione didattica, alla scuola. Con quello si supera il concetto che accettano quindi la vaccinazione e si programma la vaccinazione che deve essere fatta nel corso dell'anno. Nell'ambito della provincia di Pesaro abbiamo circa 200 bambini ogni anno che non sono in regola con le vaccinazioni, il che vuol dire circa per l'esavalente 3.000 bambini da 0 a 16 anni e per il morbillo rosolia parotite che ha avuto coperture più basse si parla di un doppio, circa 6.000 bambini che si devono mettere in regola. Chi non riceve nessuna richiesta, una lettera raccomandata come dicevo prima, vuol dire che è in regola con le vaccinazioni e può fare un'autocertificazione. La documentazione per l'autocertificazione è scaricabile su tutti i siti, ASUR, Regione Marche, Ministero della Salute, ma anche nel sito del MIUR, del Ministero della Pubblica Istruzione. È un modello già predisposto di autocertificazione dove dichiara che lui è in regola con le vaccinazioni. Dottoressa, allora in questi giorni c'è un incremento dell'affluenza, quali sono i vostri dati? I dati sono assolutamente in trend in aumento e proprio per questa ragione abbiamo implementato tutti i nostri ambulatori con gli orari anche come giornate. Faremo ambulatorio mattina e pomeriggio, sia qui a Fano che altrove, a Mondolfo, Pergola e Fossombrone, ci impegniamo al massimo per far fronte a tutte queste nuove esigenze dovute alla nuova normativa. C'è da dire però che siamo a risorse sempre uguali, prima così eravamo, ancora siamo così, speriamo di riuscire, ma ce la mettiamo tutta. Siamo comunque sommersi di domande, anche fuori da quelle fasce orarie, c'è una disponibilità assoluta da parte di tutto il personale per far fronte appunto alle problematiche dei genitori, alle preoccupazioni dei genitori per la missione nelle scuole. I carabinieri di Pesaro hanno sottoposto a fermo un giovane tunisino 22enne in Italia senza fissa dimora, ritenuto responsabile di ricettazione. I militari mercoledì scorso in via Trinelli a Pesaro lo hanno sorpreso mentre dormiva a terra vicino ad una cabina elettrica. Nel corso di una perquisizione gli sono stati trovati addosso 3 telefoni cellulari di ultima generazione e tutti sprovvisti di schede SIM, che sono poi risultati rubati. Il tunisino è stato portato in carcere a Pesaro, dove questa mattina il GIP ne ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere. E adesso andiamo a vedere le immagini che il nostro operatore ha girato nell'area dell'ex AGIP. Si tratta, come vedete, di una fogna di circa 100 anni che è crollata durante i lavori per sistemare l'area dismessa appunto dell'ex, dove un tempo c'era un distributore di carburante. Siamo in Viale Gramsci. Ebbene, c'è stato questo intervento che ha eseguito ASET, una prima fase di questo intervento che si è conclusa in tempi rapidi e ha permesso al cantiere di proseguire l'opera. La seconda fase di questo intervento invece, a partire dal 6 settembre prossimo, sarà anche quella più onerosa e prevede una ristrutturazione radicale su 30-40 metri di fognatura lavorando alla profondità di circa 4 metri. E allora, come dicevamo, questa infrastruttura è una fognatura a volta costruita circa un secolo fa durante gli anni 20
Le sue dimensioni sono di circa 60 centimetri alla base e all'altezza al culmine di circa 1,30 m. Il crollo si è verificato durante i lavori di sistemazione di tutta l'area, quest'area che è già dismessa da diverso tempo, dove si è creato questo buco sul lato di Viale Gramsci, che tra l'altro poi è stato segnalato anche dallo stesso personale del cantiere. Da alcuni giorni si parla a Fano del carnevale, ma soprattutto del bilancio in rosso in cui versano i conti dell'ente carnevalesca che organizza appunto il carnevale. Abbiamo così sentito la presidente Maria Flora Giammarioli, che tra le altre cose risponde anche alle polemiche sul carro pesarese di Gioacchino Rossini. Presidente, allora, qual è la situazione del bilancio attualmente? Si parla di disavanzi, di tranche ancora da dare ai carristi, qual è la situazione? Diciamo che, come sappiamo, ci sono delle difficoltà in carnevalesca, niente di preoccupante. Adesso avremo un incontro con Comune, Regione, carristi e ente carnevalesca, chiariremo le cose in totale armonia, vedremo di venirci incontro. D'altronde il carnevale è un evento di tutta la città e di tutta la regione, quindi tutti abbiamo l'interesse a che si trovi una soluzione, voglio dire. Ci si proietta in questo modo anche sull'edizione del 2018. Il carro di Rossini, l'idea del carro di Rossini ha suscitato qualche mal di pancia, qualche considerazione su questo aspetto? Ma io trovo che siano considerazioni abbastanza così forse dettate dal non conoscere bene la situazione. Non trovo particolarmente sconvolgente se un utente da fuori ci commissiona un'opera e ovviamente con il benestare dei maestri carristi accettiamo questo lavoro. D'altronde è giusto che il carnevale lavori tutto l'anno, non trovo niente di particolarmente strano. Anche i grandi maestri del passato, da Michelangelo, lavoravano su commissione, voglio dire, non qual è il problema. Quindi vedremo un carro su Rossini nel corso mascherato dell'anno prossimo. Ma adesso ancora sì, Pesaro personalmente non è che ci ha contattato come carnevalesca, sappiamo che c'è un interesse forte, adesso l'amministrazione sta concludendo gli incontri, poi dopo passeranno anche da noi, ovviamente io devo passare in CDA, quindi ci sono delle pratiche burocratiche da portare a termine, ma in tutta tranquillità. E Rossini non è né di Fano né di Pesaro, è del mondo e di conseguenza non credo ci sia nessun problema. Ecco, che edizione sarà quella del 2018? Ci state già lavorando, anche perché insomma i tempi sembrano lunghi, ma per voi no, non lo sono affatto. Sono sempre stretti i tempi. Certo, ci stiamo già lavorando, stiamo ponendo le basi, molto del lavoro si farà dopo l'incontro del 1° di settembre, come quando capiremo dove dobbiamo andare, insomma, ecco. Anche la questione pagamento sì, pagamento no sarà considerata in quella data o già avete un'idea precisa riguardo? Ma stiamo facendo degli studi di valutazione, quindi ancora non mi sbilancio, perché ci sono anche dei lati negativi sul pagamento come ci sono dei lati negativi sul non pagamento. Di conseguenza lo stiamo valutando, lo stiamo studiando anche con dei tecnici per vedere se sia il caso o meno, ma niente, se mai fosse, e non è detto, niente, non sarà niente di preoccupante. Sicuramente ci saranno delle agevolazioni per i fanesi, quindi non credo ci sarà niente di particolarmente pauroso. Per gli amanti dei nostri amici a quattro zampe c'è un appuntamento al CODMA con una mostra nazionale canina. Per la prima volta a Fano verrà ospitata un'esibizione canina a livello nazionale. Si svolgerà infatti sabato 26 e domenica 27 agosto presso il CODMA di Rosciano di Fano la mostra nazionale canina organizzata dal Club Cinofilo Provinciale, Delegazione ENCI di Pesaro e Urbino. Abbiamo scelto Fano
per due situazioni, soprattutto perché la grande collaborazione che c'è oramai fra noi e diciamo il comune di Fano, inteso anche come comune proprio dal punto di vista strettamente tecnico, la seconda perché la location del CONMA è una location perfetta per un'esposizione estiva all'aperto, in quanto è all'aperto, ma non è all'aperto perché è coperta, un luogo fresco, ventilato, ci si sta bene, e abbiamo trovato la grande collaborazione della cooperativa Tre Punti e della Protezione Civile che ci aiuterà a svolgere al meglio questa cosa. Sono già più di 300 i cani iscritti all'esposizione di bellezza, con oltre 90 razze diverse che si vedranno protagonisti in numerose attività organizzate nelle due giornate. Poi l'ENCI organizza due momenti importanti. Uno è un'esposizione di bellezza e se alcune famiglie volessero vedere delle razze di cani, questa è l'occasione giusta per vedere le razze pure. E poi ci sarà un'altra prova che è denominata CAE, che è un binomio padrone cane, conduttore cane, dove ci sarà l'esibizione di come i cani sono dei bravi cittadini. È una risposta del nostro territorio alle tante associazioni che fanno questo lavoro di addestramento cani anche a Fano. Allora, da oggi fino a domani, quindi con un giorno in meno, è iniziata a Fano la Fiera di San Bartolomeo, che dunque è in corso e noi abbiamo inviato sul posto per vedere un po' le novità di quest'anno, lo vedo addirittura su una splendida terrazza con vista sul mare e su tutta la fiera, Lino Balestra. Allora Lino... Sì, buonasera Marco, buonasera a tutti i telespettatori. Siamo sulla terrazza dell'hotel Beau Rivage che ringraziamo per l'accoglienza che ci permette però di avere una splendida panoramica su Viale Adriatico, zeppo di bancarelle e di gente e lo sfondo del Conero. E naturalmente questa è un'edizione particolare della Fiera di San Bartolomeo perché si contraddistingue per diverse cose, tra cui dei prelanci e delle iniziative che ci sono state prima. Ma anche ci tengo a dirlo sul fronte della sicurezza perché le autorità locali, la Protezione Civile e il Corpo della Polizia Locale coordinato insieme al commissariato su direttive della Prefettura ha messo insieme l'apparato di sicurezza per proteggere naturalmente dopo le note vicende di Torino in sicurezza tutta la fiera, quindi massima sicurezza, divertimento e su questi aspetti però noi siamo venuti a farci un'idea questa mattina insieme all'operatore Filippo Pucci sul corso naturalmente bancarelle che c'erano per vedere le novità di quest'anno. Vediamo il servizio e poi ritorniamo qui sulla terrazza dell'hotel con una piccola sorpresa che però non vi svelo, dovete vedere il servizio e ritornare qui con noi. Al via da questa mattina a Fano la Fiera di San Bartolomeo, con la formula stessa spiaggia, stesso mare, stesso posto nello specifico, la Sassonia e solito rituale di fine stagione. Ma questa edizione 2017 si presenta a turisti e locali con alcune novità sostanziali. Innanzitutto la durata, si è passati dalla 3 giorni alla più asciutta 2 giorni per venire incontro alle esigenze degli operatori turistici della zona e di loro clienti che erano blindati per tutta la durata della fiera. E poi la formula, un evento vero e proprio che culmina nella 2 giorni ma che inizia una settimana prima con aspettando la fiera prima ed eventi prelancio e iniziative contestuali come il laboratorio per bambini nella tensostruttura ed altre spettacoli. Quindi un ritorno economico sia per gli operatori della fiera ma anche per tutte le attività che sono annesse e connesse che sono limitrofe alla fiera, quindi attività commerciali, bar, ristoranti, pizzerie. Naturalmente cambia la formula ma non la sostanza e l'anima della fiera, una su tutte le immancabili bancarelle di cipolle ed aglio. Signora mi scusi, non può mancare l'acquisto delle cipolle? Poi no, ma perché è bella, è bella? Sì, la voglio regalare. Perché in treccia magari si presta? No, ma perché c'è l'aglio, c'è quella rossa, c'è quella gialla, almeno una donna in cucina c'è tutto.
possono mancare gli assi nella manica di ogni fiera che si rispetti, le magnetiche dimostrazioni di ogni possibile oggetto di utilità casalinga, tritatutto prodigiosi, smacchiatori, nuovi scopettoni e miracolosi panni asciugatutto. Sì, ha una percentuale di bambù all'interno, si può lavare tranquillamente in lavatrice, è un panno come tutti gli altri, è, diciamo che è ecologico. Cosa hai comprato? Solite cose. Che alla fiera si compra. Esatto. Magari poi dopo si accantonano, però quando No. Quelle cose che poi finiscono tra una fiera e l'altra. Zanzare, mazza mosche. Fitta per le zanzare. Apposta, e i tappetini. Siamo insieme, sì, sì. Bene, buona fiera. Allora. Grazie. E in ogni fiera un'attenzione particolare viene riservata ai bambini che, rapiti da luci e movimenti e colori, strattonano rassegnati genitori. Ma sorpresa delle sorprese, per loro c'è anche un ritorno al passato. Allora, nell'era digitale i giochi di legno ancora piacciono? Vanno molto, perché sono importanti quel fatto che si possono costruire, assemblare e sono i Lego tridimensionali. E poi non c'è fiera senza la bancarella novità e qualche personaggio un po' sopra le righe, ma molto simpatico. Allora, abbiamo trovato anche qualcuno che non è autoctono, ma dalla Finlandia. Io autentico, perché è migliore qua stare qua in Italia, okay. Perché questo sei tanti sole. Cosa hai portato dalla Finlandia? Io prima. Io vengo in paese e Papo Natale, okay. Anche io fare tanti aiutanti per Papo Natale, okay. Perché io ho bravissimi aiutanti, okay. Perché questi posso fare bellissimi regali per papazzi, maglioni, vera pelle di rene, queste cose chi ha fatto in Finlandia. Tutto made in Finlandia. Io, allora, anche io. Anche sì. Tu. Ecco, allora diciamo una qualcosa in finlandese per la fiera di San Bartolomeo. Hyvä juhlaa. Ecco, hyvä, l'ha detto lui. Ed ecco, vedete quanti personaggi ci sono in giro per la fiera, non solo bancarelle, oggetti da comprare. E proprio a proposito di personaggi, qui è comparso sulla terrazza un personaggio che proviene dal passato. Facciamo un tuffo nel passato con lui. Chi è? Mi scusi, buonasera. Buonasera. Sigismondo Pandolfus Malatesti mi nomino, signore di Fano, di Bergamo, Brescia e di molti altri lochi e molte altre città. Ma mi dica, al suo tempo, la fiera di San Bartolomeo, che fiera era? La fiera di San Bartolomeo era una delle tre fiere che io ho istituito nella prima metà del 1400. La prima era quella di San Paterniano, la seconda era quella di San Bartolomea, e la terza, quella di Scaldin, quella di Santa Lucia, il 13 dicembre. Ma le cipolle? Le cipolle era quella di San Bartolomeo e io ho proibito per i mesi prima della fiera l'acquisto delle cipolle da parte dei commercianti disonesti che facevano l'aggiottaggio e compravano tutte le cipolle disponibili per rivendere il giorno della fiera di San Bartolomeo a prezzi inaccettabili. Ecco, avete sentito anche un po' la storia, il passato della fiera di San Bartolomeo. Dalla terrazza è tutto, con un tuffo nel passato e uno splendido panorama vi restituisco la linea allo studio. Bene, grazie a Lino Balestra, un saluto anche a Filippo Tranquilli. Allora, noi ci fermiamo qui, il telegiornale è finito, ci salutiamo però con un video che vi faremo vedere tra un istante, un piccolo video, un video social, così come lo chiamiamo noi. È una cena che è stata fatta nei giorni scorsi, ci sono gran parte dei volontari di Televoce Cristiana, di Fano TV e della Collina del Rosario che si trova sulla strada per Montegiova. Una cena così, per stare un po' in compagnia, un po' insieme. Allora, grazie per aver seguito il nostro telegiornale, ci vediamo domani mattina alle 7:30 in diretta con la rassegna stampa Occhio ai Giornali. Arrivederci.